fino alla fine noi ce la giocheremo. Io sul 2-0 ero sicuramente scontento, ma ero convinto che noi l'episodio potesse girarci la partita, perché stavamo giocando bene. Ci sono state due grandissime squadre che hanno onorato il campionato e penso, dopo aver visto la partita di oggi, che comunque il campionato è sempre aperto. Così Francesco Farina al fischio finale di Barletta Casarano 3-3. La partita di domenica scorsa al Puttilli non ha lasciato in eredità vinti e vincitori, ma ha generato un'altalena di emozioni in campo e sugli spalti. Doppio vantaggio rosso-azzurro all'alba del match, clamorosa rimonta biancorossa con tre zuccate, Pollidori, Scaringella e Telera. Stesse modalità di esecuzione, quella del gioco aereo, viste in occasione del pareggio ospite, griffato guastamacchia a 8 minuti dalla fine. È una squadra che non perde con facilità. Non perde con facilità, anche se, devo essere sincero, noi siamo degli animali velenosi e sul 3-2 pensavo che non ci pigliassero più. Applausi per tutti, ma vetta che si è allontanata per entrambe, con il Barletta a meno 4 dalla Cavese e scavalcato in seconda piazza dal Nardò e il Casarano ora a 7 punti dalla capolista. Farina ricorda anche le assenze che la sua squadra ha dovuto affrontare, out tre pezzi da 90 come Di Piazza, Lattanzio e Petta. Io penso che comunque noi stiamo andando oltre. Noi stiamo andando oltre, ma lo sappiamo, noi siamo sempre con pedale sull'acceleratore forte, però non puoi concedere, noi non siamo una squadra che possiamo concedere tanti giocatori a un avversario così forte. No? Fino a due riesci a sopportare, ma quando incominciano a diventare 3-4, anche nei cambi, io alla fine non avevo più un cambio offensivo, non avevo più niente. Ho chiesto a Lattanzi sull'espulsione se se la sentiva, ma il ragazzo mi è venuto a dare una mano in panchina, più che altro come supporto. L'avvio shock con Citro e Burzio a colpire la porta di Piersanti ha anche costretto l'allenatore del Barletta a ridisegnare la sua difesa in corsa con il cambio Visani-Telera, che però... Ma è una bucciatura, è che ha interpretato male la partita, perché ci stanno le interpretazioni. Sbagliano gli allenatori, sbagliano tutti, sbagliano pure talvolta i giocatori, no? Infatti dopo il cambio... Telera l'ha difesa benissimo, quel tipo di profondità, e siamo andati benissimo. Voi dovete pensare che Pollidori ha fatto un allenamento questa settimana. Pollidori un allenamento, infatti prima di cambiare Visani ho detto Massimo, tu riesci ad arrivare a 60-70esimo? E lui mi ha detto sì. Il bicchiere biancorosso è ben più che mezzo pieno, garantisce Farina. Sono 13 i risultati utili di fila con la squadra che nel 2023 non ha mai perso. Sono 24 i punti a disposizione di qui a fine campionato, un potenziale bottino in grado di ridisegnare equilibri e ambizioni di ogni squadra. L'allenatore conosce troppo bene questo torneo per considerare i giochi chiusi e guarda al prossimo impegno, la trasferta di domenica sul campo di una Fragolese ai margini della zona play-out.